Omnibus 2023, la mobilità del 2022. Il 2022 è stato un anno che ha consolidato i cambiamenti strutturali delle abitudini alla mobilità pubblica dei romani. È rimasta infatti la riduzione sistematica della domanda sistematica di trasporto. Contrattasi all'incirca del 25% sui vettori ATAC, Cotral e Trenitalia, a causa del consolidarsi della percezione di un trasporto pubblico meno sicuro e purtroppo meno affidabile. In tale contesto difficoltoso si sono inserite le grandi opere manutentive del 2022, con l'avvio dei cantieri di rifacimento della metro A e del tram 8. A questi lavori, non più rinviabili, si sono aggiunti i disservizi sulle linee metro B e metro C e sono rimandati all'anno successivo con il DL Infrastrutture, che ha concesso alcune proroghe alle revisioni dei convogli. Dal 1 luglio 2022, inoltre, le ferrovie Roma Lido e Roma Civita Castellana Viterbo sono passate da ATAC a Cotral e Astral. Da una parte la Lido, o Metromare, ha recuperato un più 8% del servizio al secondo semestre 2021 grazie al rientro di due treni dalla revisione generale e all'avvio dei lavori di rifacimento della linea. Dall'altra parte, invece, la Roma-Viterbo ha segnato un meno 3% rispetto al semestre precedente. Una nuova gestione, dunque, segnata da luci ed ombre. Il Comune di Roma ha aggiudicato infine la travagliata gara per l'affidamento della rete periferica, la cui situazione è sempre più critica a causa della scarsa manutenzione degli autobus. È cambiato anche lo sharing grazie all'attivazione delle nuove regole per i monopattini e bici e l'approvazione del regolamento per le automobili e gli scooter di prossima attuazione. Infine, l'amministrazione capitolina ha pubblicato il bando MAAS per raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti qualificati necessarie per l'attuazione e l'integrazione della mobilità sotto un'unica piattaforma.